Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Questo signorino è stato molto bravo a mettere la mascherina oggi, vero? Come sei stato? Guardami un po'. Ehi? Sei arrabbiato ancora? No, no! Poi sto parlando con te. Allora, guardami un attimo. Allora, qui ci siamo allontanati, quindi la puoi togliere un pochino, ok? Puoi fare così. Poi, quando arrivano le persone, guardami, guarda mamma, l'ho tolta. Ok? Toglila, mettila così sotto. Ok, respiriamo. Certo mamma. Ok amore, non c'è bisogno di arrabbiarsi. La mascherina bisogna metterla perché c'è il virus. Guarda, non c'è bisogno di tanto. Ehi. Ascolta. Senti, ma non sei felice che siamo usciti finalmente da casa? Certo. Sì. Sei nervosa? Vieni qua. Dammi un abbraccio forte forte. Lui non voleva mettersi la mascherina perché è molto difficile per loro indossare abbigliamento stretto, cose che comunque possano in qualche modo permettergli di respirare poco, insomma è un po' complicata la situazione, però eccoci, siamo usciti dopo più di un mese che veramente non uscivamo neanche fuori dal cancello di casa, niente, cioè giusto in giardino, ma non uscivamo per niente, solo che oggi era una bella giornata, lui era un po' nervosetto e quindi ecco, visto che la legge permette alle persone con disabilità al 100%, come nel caso dell'autismo, di uscire per fare la loro terapia, insomma, giornaliera, e fino adesso non c'è stato bisogno perché lui è molto bravo, per fortuna. Christian riesce a tenere duro, vero che sei un ometto forte forte? Ehi, sì amore, ma non c'è bisogno di piangere, guardami un po', adesso lo sai che facciamo? Ehi, guardami, la puoi togliere, non c'è nessuno, ok? Sì. Se ti dà fastidio la puoi togliere, guardami che sto parlando con te, respira. Lo sai che cosa facciamo adesso? Ci facciamo una bella passeggiata, giochiamo con la sabbia, ok? Ci divertiamo, ok? Poi quando torniamo a casa, oppure quando vedi delle persone, bisogna mettere la mascherina, ma qui non c'è bisogno di metterla adesso, ok? Però fammi un bel sorriso, se no ce ne torniamo a casa, eh? Torniamo a casa? No, no, no. Puoi tornare? No, no. Allora, se piangi noi torniamo a casa. Va bene? Sì. Vuoi piangere? No, no. Allora mi raccomando, un bel sorriso. Fammi vedere tutti i denti. Un bel sorrisone. Che bello, un abbraccio forte. Vuoi correre un po'? Amore mio? Vogliamo correre? Vuoi giocare con la sabbia? Ok, e quindi ecco, è molto difficile e la situazione, è bruttissimo soprattutto per l'autismo, il fatto che noi genitori dobbiamo combattere ogni giorno per far sì che loro riescano a comunicare, che siano in mezzo alle persone, e poi improvvisamente è tutto cambiato, improvvisamente bisogna dirgli non ti avvicini alla persona, non toccare le persone, quindi... È un trauma, ok? Quindi a maggior ragione vi dico, restate a casa, capite le persone che stanno peggio di voi, teniamo duro e niente, preghiamo perché questo momento passi il prima possibile. Adesso vi mando un bacio e vuoi salutare? Vuoi salutare tutti? Così ci mettiamo a giocare un po', ok? Ciao a tutti e buona festa della liberazione. Sì. Come si dice? Buona festa della, liberazione. Liberazione. 25 aprile, la festa della Repubblica. Un bacio a tutti. Ciao, buona giornata. Thank you.
giocando con la sabbia. Era un po' nervoso, ma penso che sia normale, ecco, che si possa capire il fatto che comunque per loro è tutto diverso. Secondo me si è messo anche un po' a piangere per questa emozione che non sa gestire nel improvvisamente poter uscire di casa dopo tanti giorni. E quindi, ecco, sapete, succede anche a noi tante volte quando ci sentiamo male per qualcosa. Probabilmente lo sappiamo, ma non sappiamo come affrontare, diciamo, questa emozione, così possiamo dire. Un po' ci viene da piangere, un po' ci viene da allontanarci, un po' ci viene da prendercela con qualcun altro. Ecco, quindi immaginate nella loro testolina quante cose possono pensare e che poi non sanno esprimere, non sanno come arrivare a noi, non sanno come smaltire tutta quella tensione che hanno dentro. Quindi è veramente molto molto difficile per noi, immaginate per loro. Sei felice, amore? Sì? Sei più tranquillo? Hai visto che bello che siamo usciti? Ad uscire. Tutto bene, amore? Sei felice? Sei più tranquillo? Che bello. Ma che fai con questi legnetti in mano? Eh? Che cosa sei? Uno sci? Bravissimo, amore mio. Ecco, l'hai visto? Che bella. Sembri un pinguino, sembri. O un uccellino. Che cosa ti piace di più? Che cosa sembri con la mascherina? O un tucano. Vero? Ci diamo un bacio con la mascherina? Vado, Aspetta che la metto pure io. Pronti a darci un bacio con la mascherina? Pronti? Vai, senza un bacio. Una vasca per i piedi, guarda che ha fatto papà. Ah, perché c'hai la sabbia? Ti sei tolto la sabbia? Sì, mi sto togliendo la sabbia. Ma sembra che stai facendo un ballo dentro l'acqua. Certo. E che ballo è questo? Sei felice? Sì. Ma questo ballo? Questo è il ballo del papà, come fa la canzone? Questo è il ballo del papà. Guarda che cosa. Guarda qua.
Papà, che stai combinando tu? Che combini? Che bravo lavoratore. Io combino. Questo. Sei sicuro che stai sistemando il giardino o stai scompigliando tutto qua? Nel frattempo sto riempiendo un po' di tacchi di calcina, cioè gli arrempiti e mettendoli da parte che a breve devono via. Ok. Esatto. Che bravo. Io che lavoro e tu che mi guardi, è bella la vita. Che fai qui? Ah, pure comodo. Si infreddoliscono i piedi. Ah sì? Ma hai visto tuo figlio com'è comodo? E poi c'è? Hai visto com'è comodo, Cristo? Guarda quanto è comodo. Che ci fai tu con questi piedini? Li ho asciutti e si asciugano con il sole. Ah sì? Sì. Così diventano un po' abbronzati. Sì. Come la canzone, come fa la canzone? Ah, ah. Abbronzatissima. Ti ricordi? Sotto i raggi del sole, vero? Sì. Solo che nel tuo caso bisogna dire ah, ah, bronzatissimo, vero? Sì. Sì. Chiama Zoe. Lascia il mio pezzo. Lascia i miei piedi che si stanno offrendo un isci. Digli a Zoe quello che stai facendo. Infreddolisciando? Questo che cos'è? Voce del verbo infreddolisciare? No. Infreddolendo. Infrescinando. Come? Infreddolisciando. Vatte. Sei venuta a salutare. Ah, ciao. Dai un bacio grande. Stanno infreddolendo. No, non mi pare. Togliti di là. Vuole le coccole. Sì. È venuta a salutarti. Hai visto? È venuta a vedere che cosa stavi facendo. Dio, non bere quell'acqua. Non bere quell'acqua. Non è buona, digli. Non è buona. Quella non è l'acqua da per bere, è l'acqua questa della pompa, solo per lavarsi i piedini, vero, quando si ritorna dal mare? Sì. Diglielo. Non bere l'acqua. E perché non si può bere quest'acqua? Perché i miei piedi si stanno infreddolisciando. Infreddolisciando? Perché i miei piedi, hai sentito papà? È un nuovo verbo. Infreddolendo. Questo è il dizionario di Garcia.